Buon pomeriggio, bentornati al TG 2000. Entra oggi in vigore l'obbligo di Green Pass nei trasporti a lunga percorrenza, treni, pullman ed aerei. L'obbligo, misura per contrastare la diffusione del Covid, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Dalla notte rafforzati i controlli per la minaccia dei Novax di bloccare le stazioni. In Italia il 70% dei cittadini over 12 è vaccinato. In tutto si tratta di quasi 38 milioni di persone completamente immunizzate, secondo l'ultimo report nazionale. Ed anche l'Unione Europea nel suo complesso ha sfiorato la stessa percentuale. E ieri il ministro della Salute Speranza ha dichiarato molto probabile la somministrazione di una terza dose di vaccino, partendo però, ha spiegato, dai più anziani e dai più fragili. Per il consigliere del Dicastero Walter Ricciardi, per queste persone la terza dose potrebbe essere in partenza in autunno. Poi si vedrà, ha aggiunto il professor Ricciardi, perché c'è anche il problema degli operatori sanitari vaccinati tra gennaio e febbraio. Il ritiro dall'Afghanistan è stata la scelta più saggia, ora ci sono nuove minacce. Così il presidente Biden nel discorso alla nazione dopo 20 anni della guerra più lunga della storia americana. L'evacuazione è stata un successo, ha sottolineato, mi prendo la responsabilità per tutte le decisioni prese. Poi un avvertimento, il mondo sta cambiando, dobbiamo affrontare le sfide di questo secolo e la competizione con la Cina o la Russia, continuando a combattere il terrorismo. Mai passato per la testa di dimettermi. Papa Francesco smentisce con queste parole alla rete spagnola COPE le ricostruzioni sulla sua rinuncia. Mi hanno anche detto, ha aggiunto, che la settimana scorsa la voce della rinuncia era di moda, ma io non ne avevo idea, ha rimarcato il Papa, perché qui leggo solo un giornale al mattino, il Quotidiano di Roma. E all'udienza generale, la prima di settembre, il Papa ha ricordato che oggi comincia il tempo del creato ed ha annunciato per i prossimi giorni un messaggio preparato con il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e con l'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Insieme con i fratelli e le sorelle di diverse confessioni cristiane ha esortato: preghiamo ed operiamo per la nostra casa comune in questi tempi di grave crisi planetaria. In aula Paolo VI era presente anche una delegazione del movimento Laudato Si. Apre questa sera la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La parola d'ordine è rinascita, annunciata con il sorriso della madrina Serena Rossi in una cerimonia che la vedrà protagonista assieme a tanti maestri del cinema, a cominciare da Roberto Benigni, l'avete visto, premio alla carriera, e Pedro Almodóvar, che omaggia Raffaella Carrà nel suo nuovo film Madres Paralelas. È tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna alle 18:30, buon pomeriggio.